Tutto sommato vorrei farlo focalizzando su tre tipi di conflitti di risorse nel mondo di oggi per illuminare, evidenziare quel nesso stretto fra conflitti ambientali, giustizia e pace. Comincio con una frase di Gandhi, perché lui già nel 1928 ha formulato il dramma che segnerà questo secolo nostro che è appena cominciato. Dio proibisca che India reclami una industrializzazione secondo il modello occidentale. L'imperialismo di una sola minuscola isola oggi tiene in catene il mondo. Se una intera nazione di 300 milioni di abitanti avesse un simile sfruttamento, il mondo sarebbe divorato come da un flagello di cavalette. Ecco, oggi India ha più di un miliardo di abitanti. Questa constatazione ha decresciuto in importanza. Oggi come oggi i limiti biofisici della Terra sono diventati evidenti per tutti. Quindi in questo contesto di un pianeta limitato si sorgeranno conflitti, perché è chiaro, di più i tesori della natura diventano di meno e di più risorse importanti vengono occupati dai più potenti nel mondo, più urgente diventa la domanda di distribuzione. A chi appartiene l'oceano, a chi appartiene le foreste, a chi appartiene l'atmosfera? E in una situazione del genere, certo, si fa prevalere la rivalità fra gli uomini e donne. E la rivalità sotto la condizione di finitezza finisce nel produrre polarizzazione sociale. Perché i potenti si prendono quello che possono, mentre i deboli, ai deboli restano solo le briciole. E sempre più che noi ci avviciniamo ai limiti della carica, capacità di carica della Terra, sempre più i deboli saranno sotto pressione. E così, ancora prima che arriviamo ai limiti ecologici, arriviamo ai limiti sociali, o se non se volete, molto prima che la pace ambientale è disturbato, è già disturbato la pace sociale.